5 giorni di ricerca e infine anche il corpo della 15enne Hamda Badrane è stato restituito dal fiume. La corrente lo aveva trascinato lontano, 4 chilometri dal luogo della tragedia, vicino a Bosco Chiaro, in un punto dove una seconda squadra di sommozzatori stava continuando a cercarlo. Ma non sono stati i sommozzatori a ripescarlo. Il corpo è riaffiorato in superficie ed è stato avvistato dai carabinieri che in questi lunghi giorni di attesa, assieme ai sommozzatori e ai vigili del fuoco, con elicotteri e gommoni hanno perlustrato ogni ansa dell'Adige. Hamda era stato il primo a tuffarsi nel fiume per salvare il suo amico Abdelia Bari, 15 anni, che si era tuffato ed era in difficoltà. Ma le fredde acque dell'Adige, in quel punto particolarmente insidiose, lo hanno trascinato verso il fondo. Anche il terzo giovane, Hisham Addur, appena maggiorenne, si è tuffato sperando di guadagnare in fretta la riva ed anche per lui non c'è stato scampo. Sono tutti annegati, inghiottiti dal fiume in un punto che in paese a Cavarzere tutti chiamano Spes perché è il nome della ditta che cavava la ghiaia in questo tratto dell'Adige. La profonda buca scavata ai tempi della cava di fronte alla spiaggetta davanti a Marice, dove è avvenuta la tragedia, rende questo tratto di fiume particolarmente pericoloso. Pochi passi dopo la riva, infatti, l'Adige diventa improvvisamente profondo, fino a 7 metri, ma questo probabilmente i tre ragazzi non lo sapevano. Ora i corpi sono stati portati all'obitorio. Nelle prossime ore verrà fissata una cerimonia di commiato in una moschea, probabilmente quella di Piove di Sacco. Dopodiché le salme verranno trasferite in Marocco per i funerali. La comunità marocchina ha avviato una sottoscrizione presso le moschee del territorio per dare una mano economicamente alle famiglie dei tre ragazzi. Il papà di Hisham e quello di Abdelia sono infatti disoccupati. Solo il papà di Hamda lavorava, aveva trovato un impiego appena 10 giorni fa.